andai a cercare un po' di piazzare i miei quadri e vedere se riuscivo a. Ma non c'era mai nessuno, non trovavo mai il titolare, non c'era mai perché il tempo era brutto, c'era soltanto l'impiegato. E diceva ripassa, ritorna, adesso non è possibile, pipipipi, insomma c'era sempre una scusa, qualcosa. Io poi siccome non avevo molte possibilità di rimanere, sono rimasto un po' in zona, insomma, quando poi ho visto, insomma, non era cosa, le prospettive erano messe un po' così e cos'è, ho detto, cosa. Ritorniamoci da dove siamo venuti, che forse è la soluzione migliore. E così sono ritornato un po' a Los Angeles. E me ne sono andato a Venice Beach, dove lì c'è un po' di soldi, dove c'è un po' di gente, c'è un po' di attività, insomma, un po' di movimento di soldi, diciamo così, no? Che i quadri sono belli, sono tutto, però non te li compra mai uno con una lira. Ti possono anche piacere da morire, però. Alla fine bisogna trovare chi ha la possibilità di spendere qualche soldo per comprarlo, se no tante belle speranze, ma poca sostanza. Vedete, piano piano a tocchettini, non sto facendo grandi imbiancature, ma vado sempre pezzi pezzetti, per cercare una specie di armonia, cercare di, ecco, completare uno scorcio, uno squarcio. Quando c'ho il colore giusto, casomai cerco di sistemare una roccia. Quindi anche voi se vi capita di fare qualche cosa del genere, insomma, non no proprio un paesaggio, qualsiasi cosa, anche se fosse una natura morta, faccio per dire. Ecco, cercate sempre di non andare come se imbiancaste la cucina, ecco. Allora, poi ci sono tantissime tecniche, naturalmente, questa è una delle tantissime. Quindi, ecco, però questa è una tecnica che non è impressionista. Non è macchiaiola, diciamo che è una sintesi fra le due, giusto per avere un termine di paragone, di confronto. Naturalmente c'è un po' di avvallamento, si cerca di evidenziarlo un po', senza esagerare perché non è così profondo da avere delle ombre molto marcate, però insomma se lo facciamo notare che c'è un piccolo avvallamento ne risulta un quadro un pochino più armonico, un pochino più realista. Qui consideratevi sotto che c'è, come detto, un po' di ombre perché fa così, quindi. E come vedete il fondo che ho dato prima vi dà la possibilità di lasciare molti spazi vuoti, senza che se fosse bianco, il bianco della tela, faccio per dire, lasciare tutti questi spazi bianchi, sembrerebbe quasi che ci fosse un po' di neve, insomma, uno dice sì, potrebbe essere ghiaino, sì, però non avrebbe la stessa consistenza. I macchiaioli, quando facevano i loro fondi, o usavano o un colore tipo questo, anche un pochino più scuro, o se no andavano direttamente con questo color rossiccio qui, quindi una terra di Siena che a volte è bruciata, o se no, ecco, un rosso particolare. Ecco, raramente usavano una tela lasciata bianca.
po' il pennello, andiamo un po'. Ecco fatto. Se metto un po' di ocra, questa è la tavolozza fino adesso. Il numero della bicicletta casomai la enfatizziamo dopo averla fatta, così vediamo un po' come poterla gestire. Non mi piacciono queste puntine di bianco, che si vede a bianco, mi va bene il chiaro ma non mi va bene il puntino di bianco. Allora si è un po' seccato, vediamo un po' se si ravviva. Ora ogni tanto, come vedete, ritorno sulle parti, diciamo, che avevo già fatto, perché ho cambiato colore leggermente, una tonalità diversa, quindi mischiandoci varie tonalità si dà l'impressione che ci sia un po' di movimento in questo terreno. Se non usando sempre la stessa tonalità si rischia di fare
una strada asfaltata, invece questo è un viottolo che insomma, si inerpica un po', poi ci dovrebbe essere una stradina che va giù, eccetera, quindi insomma ecco, un po' tante cose si lasciano un po' all'immaginazione, se no ci si mette una nota a margine, ci si scrive allora qui facendo 150 metri a sinistra, guardando con le spalle rivolte a est, ci troviamo di fronte, ma diventa tutta un'altra storia naturalmente. Allora, si utilizzano questi piccoli accorgimenti, poi ci ho messo un po' di bianco in eccesso, però poi lo tiriamo di qua e di là e creiamo questi movimenti nel terreno che sono sempre abbastanza utili alla nostra rappresentazione. Ora che non esageriamo, se no sembra che sia troppo la schiena d'asino. Possiamo anche allargarci un po' con il colore, farlo un po' più chiaro proprio perché essendo in primo piano non ci sta male un qualche tocco di colore extra. Quindi bisogna dedicarsi un pochino a questa zona. Vediamo di renderla un po' più luminosa perché da queste parti naturalmente non ci sono piante, quindi c'è un po' più di luce che inonda questa zona. E poi, visto che c'è un po' di scuro, andiamo un po' sul chiaro, insomma, rendiamola un pochino più armonica. Facciamo anche qui dietro. I colori usati sono sempre gli stessi, non è che ho cambiato ocra, il giallo e il bianco, praticamente questi sono i colori che sto usando al momento per fare questa zona. E qui naturalmente, come avevo detto prima, ora che è un po' più asciutto, vedete, bastano qualche tocchetto di colore più chiaro e già si riesce a cambiare il senso un po' di tutta la rappresentazione. Ok, allora andiamo ancora qui. Qui naturalmente volendo ci si può mettere anche un pochino di rosso per dare qualche tocco di diversità. E qui potrebbe essere usato con buoni risultati anche, vediamo se lo trovo, un pennello un po' più malandato.
mettiamo a mollo e prendiamo il nostro pennellotto e andiamo a rimodellare le varie cose. Non so quanto tempo è che sto dipingendo. Funziona? Ah, già in riserva la batteria. Quindi c'è il rischio che adesso a breve si fermi. Probabilmente questo dipinto sta diventando un po' lungo, cosa che io non amo mai, ma non perché non mi piaccia, perché immagino che guardare un video di 2 ore sia di una noia pazzesca, quindi ora guardo un po' quanto viene, se no eventualmente. O lo faccio in 2 parti, però vedo che in 2 parti non funziona tanto il discorso, allora vedo un po' se no, o lo velocizzo, tanto poi alla fine, a parte le chiacchiere che insomma lasciano il tempo che trovano, la modalità di esecuzione è mostrata, quindi non c'è più bisogno di vedere pennello per pennello, pelo per pelo, quello che si sta facendo, insomma, l'idea è data, insomma, ecco. Poi c'è anche il piacere di dipingere, no? Di cambiare il colore, di divertirsi a modellare, cambiare, modificare, perché si guarda il quadro, dice che ci starebbe bene, che so, un bel colpo bianco, faccio per dire, uno scorcio colorato oppure un punto di luce, casomai poi è anche fuori luogo, però in quel momento ci sembra una grande opportunità e quindi ci si perde a ripetere cose casomai che chi osserva non si rende conto, non capisce fino in fondo. Tante volte mi è stato chiesto, ma perché l'hai cambiato? Mi sembrava fosse venuto bene. Probabilmente perché a me non sembrava fosse venuto bene abbastanza, oppure non mi dava la sensazione che volevo proporre, che volevo insomma, trovare. Cioè poi, il pittore dipinge per se stesso, non dipinge per nessun altro, a meno che non sia un lavoro su commissione, ma allora lì non sei più il pittore, ma sei soltanto un artigiano che fa quello che vuole il committente. Poi se sei un bravo artigiano, sei sempre un artigiano, insomma. Non che sia disprezzabile, intendiamoci, sennò non si può intendere male quello che sto cercando di dire. L'artigiano fa quello che gli dice il committente. Se vuole un mobile non gli puoi fare un armadio a muro, insomma, ecco. E questo
mettete, cominci con una cosa, poi piano piano ti diverte farne un'altra e la fare. Nessuno ti può dire, ma qui, ma perché che ti frega? Mi va così, la faccio così. Giusto, sbagliato, bello, brutto, non mi interessa. Ancora, sì. Questa batteria è durata veramente poco. O so io che sto da tanto tempo qui, ho perso un po' il senso del tempo. Proprio come capita quando si fa una cosa e ci si diverte a farla. Si perde proprio il tempo piglia un'altra dimensione e quindi se ne vuole. Come vedete, i colpi di colore che ho dato prima che sembravano quasi a casaccio, però poi alla fine rendono il disegno più aperto, meno schematico, no? Ci si può permettere il lusso di fare pennellate un po' così a caso, perché comunque c'è questa solidità della base che dà appunto una mano, questi segni, questi colpi di colore buttati così quasi a caso, alla fine si ricompattano in qualche cosa che acquista un senso. Un po' di scuro. Pennello e andiamo a fare.
qui lo rifiniamo dopo, intanto blocchiamo la posizione, poi lo andiamo a riprendere. Andiamo intorno alla bicicletta. Ancora accesa. Ora facciamo una cosa, tanto non mi interessa di farlo preciso, giusto per lasciargli la traccia. Se no la perdo, poi mi devo rifare tutto il disegno e dopo non è la stessa cosa. Più o meno ci sarà. Vabbè, all'incirca la bicicletta è qui, così non... Allora, andiamo a mettere un cecchino asciutto. Ehi, la mia, come ho fatto asciugare? Ah, male che l'ho asciugato. Ora sì, ci vuole il pennello asciutto per fare questa cosa, perché se no col pennello bagnato il colore non va tanto bene. Ecco fatto, allora, via. Allora, questa è la tavolozza, abbiamo bisogno del blu e del giallo, ok? Bianco e bianco, asciughiamo bene questa spatolina, ecco fatto, e prendiamo un po' di bianco. Ora con il bianco andiamo a fare un po' di... Andiamo troppo su, perché poi voglio riprendere un po' anche il cielo, anche se poco, però una botta, diciamo così, me la voglio ridare. Ora va bene così, ora voglio riprendere un po' quel cielo, così poi siamo a
a finire, eh? Ok, allora facciamo una cosa fatta bene. Cambiamo tavolozza, prendiamo una pulita, così non sporchiamo tutto. Giù è follonica, quindi ora che se vado un po' sopra l'albero non è un problema, lo sapevo, per questo ho lasciato un po' di margine, diciamo. Questo è un pennello sintetico, però sembra buono, ma è una vera schifezza, perché è fatto bene, insomma, c'è una bella struttura, però c'è questo barilotto, questa ghiera che si allenta subito. Ci ho messo già colla, però mi sa che alla fine ci vuole un bellissimo chiodo che risolve il problema. Ecco. A volte le attrezzi sembrano fatti bene, danno quasi fiducia, poi nell'uso ti rendi conto che insomma è la fiducia mal riposta, perché non risponde bene a sollecitazione, il pelo casomai si indurisce. Sono sempre un bell'aspetto da sicurezza dei risultati, ecco. Di collina, cioè, come dicevo, appunto, Follonica, bella cittadina anche Follonica, eh? Cittadina proprio nata sul mare e vive per il mare. Ora c'è anche un porto turistico discreto, insomma, è diventata anche questa una bella realtà toscana, forse con meno possibilità, diciamo, di piombino dal punto di vista geografico, ambientale, però ha saputo sfruttare le cose che aveva e penso che abbiano fatto anche un buon lavoro. Perché non riesco a vedere un granché. Come ho detto, di più anche sopra, perché non si sa mai, a volte la volessi lasciare così senza la cornice, perlomeno così ha già una sua partito. Stavo dicendo proprio il barilotto, il suo punto debole, e me l'ha confermato in diretta. Vediamo se ce la faccio a finire il lavoro. Ormai avevo iniziato con questo. Ho dei pennelli che ci avranno 20 anni e a parte qualche spelacchiatura sono ancora
in buone condizioni. Questi qui che sono praticamente nuovi, ogni tanto pigliano il volo. Vabbè. Tavolozza, ora starò un po' davanti, ma bisogna che stia in piedi, che se no non riesco a vedere dove metto il pennello. Qui c'ho le luci, qui c'ho l'ombrello, vedete? Ecco, l'ombrellino, eccolo lì. Ho dovuto mettere questo ombrello perché facevano dei riflessi maledetti e non riuscivo a riprendere in maniera decente. Ora spero di aver risolto, almeno per questo quadro, perché ogni quadro è un'esperienza diversa. Come dicevo all'inizio, ci sono quadri larghi, stretti, lunghi, corti, e quindi il cavalletto va in una posizione, in un'altra, insomma non sempre posso posizionare le luci e vanno avanti per vita propria, hanno bisogno sempre di essere rimodellati. Sul bianco non mi piaceva. Ecco fatto. Porca miseria, ho sbagliato colore. Pensavo di aver preso un bianco, invece ho preso il blu scuro. Vabbè, vediamo di togliere. Incidente di percorso, succede niente, un po' di seccatura per ripulire il pennello. E
Vediamo se si rimedia. Pensavo aver preso questa pennellata perché volevo fare un bello sbuffo di... Ora mi riparte pure il pennello. Adesso lo ripiglio un po' così poi... mannaggia. Qui lo dirò in un paio di volte, che in una volta sola non ci si fa. Vabbè, c'è rimasto da fare qui, non è che abbiamo finito, quindi questo pennello bisogna fare, ci metto un chiodo. Ok, allora, questo era il pennello che prendiamo qui l'altra tavolozza di prima, eccola qui, e andiamo a fare queste tamerici. Questo blu stasera mi rompe le scatole, eh? Mannaggia la miseria, già la seconda volta che lo ribecco. Mettiamo il pennello a mollo, ma poi aspettiamo che asciughi un po' qui così ci possiamo ritornare un po' sopra. Allora, qui anche questo lo laviamo. Un po' d'acqua.
zona qua giù. Si ripiglia un po'. Andrebbe fatta bianca questa isola, perché praticamente è un pezzo di roccia, però c'è, cosa mi serve?
Visto che mi si è spenta un'altra volta la videocamera senza fare nessun tipo di rumore, ora non so se me ne sono accorto per caso e quindi o se si ferma, qualche bisogna mi metto a guardare per bene, se no rischio di fare paperino. Parlo, parlo, bla 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 bla, e poi invece è spenta. Ormai ci siamo, ormai ci siamo. Ora, io i tutorial non li correggo mai. Nel senso che li faccio e come lo faccio e resta. Quindi, cioè, nel senso che non è che una volta finito poi mi metto lì, guardo, ma qui ho sbagliato, qui è meglio se faccio così. Io capita spesso che una volta finito il quadro, chiudo tutto, spengo le luci, pulisco i pennelli, quello che è, insomma, la sessione di lavoro. Poi insomma il giorno dopo vado a vedere cosa ho combinato, oppure mentre lo sto montando vedo che ci sono degli errori, insomma sbavature, cose che mi sono dimenticato, errori pacchiani a volte, di prospettiva, insomma, quello potrebbe essere, però non voglio fare un elenco di errori possibili. Ecco, anche se mi accorgo che c'è un errore pacchiano, faccio per dire uno gli ho fatto tre mani. Ecco, lo lascio stare lo stesso, non lo correggo. Non perché non ci ho voglia, perché voglio che resti come l'avete vista. Probabilmente potrebbe anche essere che prendo questo quadro che ho realizzato, faccio per dire questo, adesso non dico uno a caso, dico, lo prendo, poi lo porto a una mostra, eventualmente fra un mese, un anno, quando sarà, non lo so. Ecco, chi ha visto il video, anche se fosse una sola persona e lo viene a vedere, voglio che lo veda come l'ha visto in video. È una questione di correttezza, diciamo così. Troppo comodo, una volta finito mi metto lì, lo rifinisco, cambio il colore, faccio questo è troppo chiaro, questo è troppo scuro, questo, e lo cambio, lo stravolgo e lo faccio bello, bellissimo. Ecco. Non mi piace l'idea. Vedo spesso altri colleghi che fanno queste cose, una volta finito poi lo correggono. Cosa me lo dicono? Ah, che non è che sono
fanno cose in silenzio, senza di oh, il quadro così e cos'ha, casomai lo fanno anche vedere, ci fanno anche casomai un video di errata corrige, come si dice. Può anche essere un sistema, non dico che sia sbagliato, però io, ecco, siccome io faccio anche le mostre e chi viene a vederle, voglio che, cioè, questo l'ho visto, lo chiedono, oh, questo l'ho visto, questo l'ho rifatto anch'io, mi fa piacere che vedano anche, ah, ecco cosa era, mi sembrava, voglio insomma un rapporto così, ecco, poi a correggerlo un attimo. A mente fresca si può fare di tutto e di più, col tempo, come si dice, si fa qualsiasi cosa. Vabbè. Ora ci sono queste due gocce di blu che mi sono cadute mentre spennellavo com'è. No, non mi era mai successo. Cioè, ho fatto anche di peggio, per l'amor del cielo. Ci ho versato proprio lattine di colore sopra, però ecco, non mi era mai successo di fare due errori uno dietro l'altro così stupidi. Non c'era po'. Capita di tutto quando si dipinge, poi bello anche che sto sporcarsi com'è. Come i bimbi dell'asilo. Mettiamoci anche questo qui, un po' scuro, e ci siamo.
Mari quanto è bella. Ale, ale, ale. Grazie.
Bene, il dipinto è praticamente finito, ci sono alcune cosette che devo ancora riprendere, come queste due macchie che sono cadute di blu mentre facevo questa specie di sbuffo e la bicicletta che aspetto che asciughi un po' meglio, però potrebbe anche essere così come se fosse, diciamo, assorbita dalla vegetazione, una bicicletta abbandonata, per cui potrei anche lasciarla così, non sarebbe poi così male. Beh, a questo punto al solito vi rammento di iscrivervi, non dimenticate questa piccola cosa, poi costa veramente poco, quindi fatela, mi fa piacere, non cambia niente per me, però mi dà un minimo di soddisfazione, diciamo. Bene, quindi iscrivetevi, commentate se ne avete voglia, chiedete qualche cosa se avete qualche dubbio, qualche perplessità oppure avete qualche piccola così curiosità da risolvere. Io se posso rispondo a tutti, quindi cos'altro dirvi? Divertitevi, noi ci risentiamo, ci rivediamo. Alla prossima, un grande saluto. Ciao.